un nuovo allineamento. Questa persona, no, stai pure con nella tua posizione normale, adesso non c'è bisogno che, esatto, rilassato. Se portiamo la telecamera alle spalle, vediamo bene la sua disarmonia a livello di scapole. È proprio nitida. Si vede come la parte sinistra è più alta e la parte destra è più bassa. Si vede come chiaramente lui tiene anche le braccia in avanti. Una persona allineata porta le braccia accanto alle gambe. Una persona non allineata tende ad essere più disarmonica e quindi anche le braccia, nella sua posizione naturale, sono portate in avanti. Ora andiamo a vedere, proprio visto che abbiamo rilevato questa differenza, andando sotto la punta delle sue scapole, senti che sono proprio sotto la punta delle scapole? Abbiamo un bel po'. Se tu scendi, grazie, io posso prendere bene la realtà delle cose, molto bene, grazie. Posizionarmi. Ok. Ecco, una cosa che avevamo notato prima, nel già dare una prima occhiata, che lui ha questa parte dovuta ad una fuoriuscita dall'asse della colonna in questo tratto, c'è tutta una parte muscolare che è molto più costruita rispetto all'altra parte. Se io posiziono le mani c'è un dislivello di mezzo centimetro. Si vede bene, sì. Qui e qui. Mentre qui è pari, qui è più gonfio, si direbbe, no? Sì, muscolatura più tonica. E qui è più contratta, proprio contratta. Perché nell'andare a rilevare, mi senti che sono sulla colonna? Qui fuoriusciamo, qui rientriamo, e qui è abbastanza in asse. Adesso piedi ben uniti. La riga tocca il polpaccio, va verso l'interno, nel lato sinistro passano 5 dita abbondanti. Sì. Senti che faccio la stessa pressione da entrambi i lati, sì. Forzando più da un lato. All'altro. Bene. Ora andiamo a vedere le misurazioni da sdraiato. Quindi sdraiati pure, pancia in su. Bene al centro del lettino, bravissimo, quindi con la testa e le gambe, ti sollevo un po' tanto sì, in modo che possa rilevare con dei segni. Certo. E rilassati bene. Andiamo a vedere come Anna Maria Pinto prende le misurazioni. Sul malleolo interno. E sul tallone. E sul tallone. Questa è la modalità. La O sta per orizzontale. Ecco Massimo, adesso ti chiedo cortesemente di sollevarti ad angolo retto. Seduto ad angolo retto, perfetto. Giù bene le ginocchia, è un po' scomoda questa posizione. Cioè è un po' faticoso starci. Va bene. Sei bravissimo tu. Anche in questo caso vedete che la rotazione influenza il movimento.
e da seduto cambia. Bene, adesso sdraiati. Grazie. Abbandonati, rilassati. Cerca di immaginare di poter lasciare andare da questo istante tutto ciò che non vuoi più portare avanti con te a livello fisico, dolori, eccetera, ma anche a livello mentale, emozionale, arrabbiature, stress, delusioni. E rilassati, quando ho finito massimo te lo dico io. Come va Massimo? Come ti senti? Bene. Hai avuto qualche sensazione? Sì, ho avuto una mezza visione. Interessante, dopo magari se vuoi, senza telecamere, ci dai un tuo feedback. Quindi ci possiamo avvicinare e vedere cosa è accaduto. Allora, riavvicinare i piedi aprendoli. Ti faccio risollevare come prima. Certo. Com'è tenere ora la posizione rispetto a prima da seduto? Innanzitutto non avverto più la fatica di stare in angolo retto, prima cosa. Avverto una leggerezza e ho i brividi al corpo. Quando il bacino si riposiziona, tenere questa posizione ad angolo retto diventa molto meno faticosa. Ora ti faccio vedere, ricordi che da seduto io raggiungevo la lettera S e per portarti lì, che ho visto, avvicina pure la telecamera, per portarlo dove era prima io devo fare proprio un movimento dove lo spingo e lui lo sente. Sì, infatti io prima sentivo questa contrazione, invece adesso mi sono sollevato, ma proprio sentito la sensazione di leggerezza. Allora ti chiedo di rilassare un po' le spalle, scioglierle un po', ruotare all'indietro e aprile, fallo per qualche secondo, molto importante, i pesi portarli indietro, scaricarli indietro. Si è sgonfiata la parte, vedete dove tiene ora le braccia? Non le ha più in avanti, ora vado anche da di fianco, viene . Più naturale cambiare la posizione. Wow, andiamo sotto le scapole. No, aspetta la telecamera, ecco qua. Senti Massimo che sono sotto la punta delle tue scapole, sono proprio sotto la punta. Curiosa di vedere la parte che era gonfia. Vedete che ora siamo perfettamente
sulla stessa. Si è sgonfiata tutta questa parte. Andiamo a controllare la colonna. Senti che sono sulla tua colonna? Sì. Senti? Senti? Senti Massimo, giusto? Sì. Non sono più uscita, esatto. Curva che c'era a sinistra. Siamo perfettamente nel centro, unisci i piedi alle due punte e verifichiamo che è il bacino. Perfetto.